Quella lì è la mia scrivania, tutta sporca. Campo di battaglia. Il mio studio è questo, è uno dei due studi, in realtà due studi, uno qua e uno in campagna. Ed è uno spazio fisico molto piccolo, però ha una virtù incredibile che è una luminosità altissima perché ha questa luce zenitale e quindi mi permette di fare tutta questa ricerca sul pigmento, sulla luce, sul paesaggio, inteso come proprio percezione del colore, delle resilienze della natura. Il mio lavoro è un lavoro che indaga, diciamo, il rapporto tra lo sguardo e lo spazio, il paesaggio. Il mio percorso è legato a una dimensione, diciamo, interiore della visione del paesaggio. I materiali con cui mi esprimo sono di diversissimo genere, dalle installazioni assai specifiche il disegno, dalla fotografia al video. Diciamo che non, il mezzo espressivo che ho scelto nell'ultimo periodo di percorso di ricerca è il disegno, che è inteso come forma di approccio a una dimensione più intima del lavoro, del paesaggio. Ad esempio, questa serie di lavori che ho presentato in questa mostra personale alla Fondazione Sandretto recentemente sono proprio dei veri e propri disegni, anche se sono fatti con una tecnica molto particolare, sono disegni fatti in maniera molto scultorea, cioè solo con le dita. Con la pressione delle dita su questo materiale molto particolare che si chiama Paperstone, che è un materiale naturale composto di frutti di anacardo, che è un misto tra una pietra, appunto, è una foglia di carta, quindi la durezza della pietra, ma la morbidezza e l'assorbenza di una carta molto buona. Sì, ultimamente devo dire che sono passato da fare dei ragionamenti sul paesaggio dentro a delle situazioni ambientali molto connotate. Ad esempio, ho fatto un progetto con Matteo Norzi, molto ampio, nell'acquario di New York, sul mondo subacqueo, quindi affrontando installazioni, video e opere subacquee, a diciamo entrare ultimamente in una dimensione più interiore, più psicologica del paesaggio. Questo rapporto tra l'uomo e l'opera, tra l'artista e l'opera, è sempre stata un'altra forma di interesse, perché l'opera, diciamo, intesa come quadro, intesa come pittura, e anche quella è una forma di paesaggio. Infatti, abbiamo fatto questo progetto che si chiama Collezione Privata con Matteo Norzi, che è un progetto sui pentimenti, e quindi siamo andati praticamente a scoprire con delle tecnologie usate dai restauratori, quindi delle macchine radiografiche, le opere nascoste dietro la superficie dei quadri di arte moderna, quindi del primo Novecento, dove abbiamo scoperto delle opere finite e nascoste dagli autori stessi, le abbiamo, diciamo, riprodotte, le abbiamo rielaborate, quindi facendo delle specie di collaborazioni con degli artisti del passato, cercando di reinterpretare quello che era questo rimosso dell'arte. Poi è molto interessante per quel periodo perché, diciamo, la trasformazione del linguaggio pittorico è molto intensa, molto veloce anche, per cui, ad esempio, ho fatto dei lavori su dei quadri di Balla, su dei quadri di Chirico, che a distanza di qualche decennio cioè nascondevano sotto dei quadri
e delle opere veramente diversissime, perché appunto mentre quella che era visibile era un'opera magari metafisica, futurista, sotto c'erano opere molto più classiche, molto più magari ancora legate a un certo tipo di figuratività. Spesso non vediamo l'opera tanto quanto un processo diciamo, di lavoro e di ricerca, ma quanto ormai come un'immagine fatta, finita, non lo vediamo più. Invece andare dentro, così dentro con la radiografia, dentro il quadro, ci fa a noi, ma anche penso abbia funzionato col pubblico, entrare nella tridimensionalità del lavoro dell'artista, perché effettivamente vedi all'interno dello studio attraverso uno spioncino, quindi vedi tutto quello che è successo all'interno dell'opera, cioè la vita dell'artista. E anche il lavoro che sto facendo adesso, in questo momento, è un po' a che fare con questa cosa qua, perché è un lavoro di scavo, che però è fatto in qualche modo utilizzando proprio la sovrapposizione diciamo, di diverse fasi di racconto del paesaggio, perché le opere su cui sto lavorando adesso sono fatte, diciamo, ridisegnando tantissime volte lo stesso paesaggio, cancellandolo e lavandolo fino a quando, diciamo, emerge quello che è una sorta di terzo paesaggio, che nasce in maniera più selvaggia, più naturale, più spontanea, e spesso, anzi sempre, almeno in questi pochi che ho fatto, assomiglia molto molto a quello che è un eco di quello che veramente è un eco forte di quello che è una sensazione di paesaggio interiore che ho, che sento. Quindi usare questa sovrapposizione di immagini, di cancellatura, diventa quasi una sorta di autoanalisi creativa. Il processo artistico fa parte dell'opera, anche se credo che adesso si parla molto del processo, si parla molto cioè, è diventato molto anche ormai consolidata, no? Questa processualità del fare arte, e spesso prende sopravvento rispetto al risultato dell'opera, nel senso che sono opere che hanno quasi più senso per il risultato, per il processo che ci sta a monte, che per il risultato visivo che restituiscono. Io penso, credo ancora, forse in questo sono anche un po' all'antica, che è importante che il processo e il risultato dell'opera abbiano sempre un equilibrio, no? In questo senso qua. Un altro lavoro a cui sono molto affezionato, che ho mostrato da poco in questa personale, è il lavoro che si chiama Coltivazione di Muffe, il lavoro che praticamente è costituito da una ricerca sul paesaggio intesa come coltivazione. Cioè, mi piaceva questa analogia tra chi dipinge il paesaggio e chi lo coltiva, no? Cosa c'è in comune tra questi due, il contadino e l'artista, no? Io tra l'altro in qualche modo faccio tutte e due, perché produco anche vino, quindi vivo anche il paesaggio dal punto di vista fisico, interno, no? Cioè, facendo il vino e conoscendo, diciamo, anche la natura da lì dentro, ho iniziato a conoscere ad esempio il mondo delle muffe. 7 anni fa ho iniziato a ragionare su queste emergere di questi colori delle muffe, come potevano essere interessanti, potevano essere, diciamo, anche loro una forma di coltivazione, no? Allora ho fatto il mio piccolo campo, diciamo, tra virgolette, su una stampa inglese del 1800, e che praticamente ho dislocato nell'arco di 7 anni per tempi molto lunghi in spazi umidi, quindi la mia cantina, grotte che ho scoperto, le case abbandonate, eccetera, eccetera. E ognuno di questi ambienti aveva all'interno di sé dei differenti ceppi di muffa, quindi colori diversi, gialli, verdi, rossi, eccetera. E hanno iniziato a depositare i loro colori, le loro forme su questa stampa, una stampa già molto, molto decorata, molto piena.
integrandosi e diciamo, in un certo senso mescolandosi alla rappresentazione della stampa stessa, quindi formando appunto anche qua un terzo paesaggio, un paesaggio nuovo che è combinato e adesso è quasi illeggibile che cos'è la parte diciamo, che appartiene al mondo naturale delle muffe e qual è la parte invece disegnata, quindi c'è un gioco diciamo, anche di percorso dello sguardo all'interno di questa stampa che è molto interessante. Per cui... Guarda, questo qua ad esempio è un albero vero, cioè dipinto nella stampa, e questo è un albero finto in realtà, perché è fatto di muffe, ed è uguale identico, sono simili ormai, cioè sono indistinguibili. La responsabilità del fare arte. La responsabilità in realtà sta nel fare proprio qualcosa che appartiene veramente a una sorta di urgenza di verità, no? Alla fine che uno ha dentro di sé. La responsabilità è alla fine verso se stessi, perché poi se fare l'artista è completamente assurdo e slegato da un contesto di utilità, di urgenza, più che altro di riuscire a esprimere la propria verità, la propria ossessione in maniera sincera, poi alla fine facciamo la vita, ecco, quello mi collego anche alla domanda sulla vita dell'artista, come la vita dell'artista è una vita molto, può essere una vita molto bella anche, è molto, non è facile, è una vita difficile perché comunque ha veramente delle difficoltà economiche, ma non solo, anche proprio di rapportarsi con persone che non hanno idea di che cosa fai, che cos'è un artista anche, perché poi alla fine l'arte contemporanea è talmente distaccata in qualche modo, il fare arte contemporanea adesso è talmente distaccato no, dalla realtà del contesto che spesso uno non sa veramente cosa fare artista, quindi spesso ti senti un po' un alieno, un disadattato, non so, anzi forse lo siamo tutti un po', però alla fine è anche bella perché veramente dà una possibilità di esplorare, cioè la cosa più bella è la possibilità di esplorare dentro e fuori.